in punto e io mi faccio trovare qua perché voglio giocare questo gioco e lo voglio giocare anche parecchio. In questo 2019, Twitchiano, che domani andrà incontro ad un'altra inaugurazione, quasi una seconda apertura, perché domani sarà il giorno in cui anche le live di Pokémon di YouTube verranno spostate qui. Lo sapete che, insomma, questo progetto non ha mai voluto incentrarsi solo su Pokémon e non lo farà. Voglio in questo 2019 godere con voi di un percorso che possa sia valutare e rivalutare vecchi giochi, cosa che faremo probabilmente nelle prossime settimane con un titolo in particolare, sia andare a invece godere di titoli attuali che sono molto discussi. E questo è proprio il caso di A Plague Tale Innocence, del quale vi parlerò a breve. Prima di andare poi insomma a giocare il titolo, intanto scopro perché cazzo non mi fa sentire le donazioni questo computer. Perché probabilmente in realtà è Streamlabs che è imbazzutos. Quindi vediamo se. Ok, non mi fa sentire le donation, però le iscrizioni me le fa sentire. Gardenic Tosk ci aveva scritto: Buonasera, Sidonia. Oggi ci ritroviamo con questo gioco che ci fa iniziare una serie. Dopo un po' di tempo, Teseus l'altro giorno era molto bello, ragni a parte. Il fatto che sia un prodotto italiano mi fa rendere molto felice il risultato ottenuto. Le live di Smash erano fantastiche. Mi mancava un gioco con più puntate. E sono curioso della storia che ci racconterà. Buona live a tutti. Grazie a Grumti che ha resubato per il quarto mese. Intanto, Davide da Londra ci scrive: Buonasera, Francesco. Complimenti davvero per l'ottima scelta. Un bijou di gioco. Non vedo l'ora di seguirlo con te. Che i Rattata siano con te, o forse no. Infatti, i Rattata, o meglio, i topi, sono, come vedete, sia nell'icona di gioco, sia probabilmente saranno fondamentali per questo titolo. Allora, perché ho deciso di terminare qui Bianco 2 piuttosto che YouTube? Perché credo che sia il miglior modo di effettuare la transizione tra YouTube e Twitch. Siccome la serie è in corso ma ha già finito la sua main quest, ho pensato se noi spostiamo durante la fine di quella serie ci saranno più persone, magari un po' pigre, che non si rendono conto di che cosa viene scritto nei post su Facebook o di che cosa succede, che vedranno poppare un ricaricamento della live mercoledì dicendo: Ma come, non c'è stata la live? E altra gente nei commenti gli dirà: Guarda, sì, sei tu che dormi, in realtà le stanno già rifacendo su Twitch. E quindi nel corso del post-game facilitare questo spostamento di utenti da YouTube a Twitch in maniera graduale, anziché fare uno scoppio con una nuova serie che abbiamo scelto, che arriverà invece credo il prossimo mese. Andando poi a far perdere il primo episodio ad un bel po' di persone, avere la stessa situazione che avremo domani probabilmente, ma averla in un primo episodio di una nuova serie, secondo me sarebbe un po' più, come dire, disdicevole, perché di fatto molti si perderebbero l'inizio di una nuova avventura. Invece così, magari qualcuno si perde un episodio del postgame di Bianco 2, ha la possibilità comunque di recuperarlo e non va. Come dire, a mancare una puntata che può creare nuove situazioni, nuovi meme e nuovi concept che poi invece magari ci porteremo avanti come succede sempre per tutta una serie. Terzo spazio resuba per l'undicesimo mese, Mikatsuki Gabriel invece lo fa per l'ottavo scrivendoci: Ero sicuro di aver già condiviso l'ottavo mesiversario, in ogni caso 8 mesi come le stagioni di GOT, buona live, grazie. E grazie anche a John Scarlett che ha resubato per il terzo mese. Allora, stavo dicendo intanto che la notifica vi è arrivata, signori. Mi fate sapere se la notifica è arrivata correttamente. Intanto vi stavo spiegando perché A Plague Tale Innocence. Allora, io sono convinto che ci sono vari modi di poter godere del videogioco. Ok, volevo solo sapere se è arrivata, perfetto. Dicevo, il canale contenitore ancora non è stato aperto perché queste live verranno ricaricate sul canale di Pokémon Millennium, quelle di, diciamo, di Pokémon Bianco 2, verrà aperto con l'inaugurazione della nuova serie di Pokémon, quindi lì avrete il, diciamo, il canale di ricaricamento aperto. Dicevo, perché a Plague Tale? Perché credo che ci siano vari modi di interpretare, vivere, sviluppare e giocare il videogioco. Alcune di queste sono, come dire, inflazionate e quindi abbiamo, che ne so, vediamo qui davanti a noi una serie di icone che sono di vari giochi che ho su questa PlayStation 4 Pro. Devil May Cry 5 si inserisce perfettamente all'interno di di una dinamica hack and slash, di un genere hack and slash, fine della fiera. Mortal Kombat 11, per quanto un picchiaduro con le sue peculiarità, è un picchiaduro e quindi si gioca in un certo modo, c'è un certo approccio.
A Plague Tale Innocence, invece, da quello che ho letto, perché non l'ho giocato, sarà una blind run quella con voi, è un gioco che esplora l'approccio cosiddetto cinematografico. Quindi un cosiddetto gioco guidato, nel quale quindi c'è meno esplorazione, meno gameplay nudo e crudo e più storytelling, c'è cioè una cinematografizzazione del videogioco, che a me francamente non solo non è mai dispiaciuta, ma anzi spesso e volentieri è stata una boccata d'aria fresca in mezzo a altri prodotti che invece, bene o male, per forza di cose, non è neanche colpa loro, si assomigliano. A Plague Tale Innocence ha convinto, non è tipo Detroit Become Human, è più action di Detroit Become Human, però il concetto è quello, ok? A Plague Tale non è la stessa cosa di Detroit, ci sono molte più dinamiche di gameplay, però, esatto, come Life is Strange, dice giustamente Gezi 837, un altro esempio pieno, secondo me, della cinematografizzazione del videogioco. Quindi, A Plague Tale Innocence è stato acclamato dalla critica internazionale, attualmente si attesta, credo, su un punteggio di 82-83 punti di Metascore, che è tantissimo, soprattutto per un gioco di una software house indipendente, quindi non di dei cosiddetti software house dei AAA. Ha diviso, però, ripeto, non ha diviso la stampa, ma ha diviso un po' quell'opinionismo che è sotto la stampa e che ci attiene, quindi quello di YouTube, quello dei vari, come dire, analisti del videogioco che si distribuiscono sulle varie piattaforme di intrattenimento dell'internet. Mi vengono in mente due soggetti nello specifico, ovvero Dadobax e quei due sul server. Laddove Dadobax ha fatto un plauso enorme a questo gioco, e invece quei due sul server ritengono che questo titolo sia a stento, diciamo, un 6 su 10 che si salva per poche cose carine e che invece è deludente per molti altri aspetti. Io ho deciso di farmi un'idea qui con voi, con questo gameplay. E quindi cioè, non posso prendere posizione in questo momento perché non ho le basi, non ho giocato il gioco, quindi lo giocherò insieme a voi. Credo che servano 12 ore all'incirca, ho letto, per finire questo gioco, quindi ci occuperà qualche live. Dopodiché daremo un nostro giudizio e lascerò che sia le mie impressioni che le vostre vadano a formare, a sedimentare poi quello che è, ripeto, no? Un giudizio, un'opinione mia e di questa community, che quindi chiaramente andrà a differire, perché magari a me piacerà, a alcuni altri piacerà, a altri non piacerà, o magari a voi piacerà un sacco e a me non sarà piaciuto per niente, non lo so. Però ripeto, il canale di Twitch secondo me serve anche a questo, serve a godere di esperienze di gameplay in live divertendoci, ma anche potendo con mano toccare dei prodotti come questi, sicuramente peculiari, perché ripeto, parliamo di un gioco che non esce tutti i giorni, un gioco, ripeto, acclamatissimo dalla critica internazionale, ma che fuori dalla critica, dalla stampa istituzionale, ha invece raccolto dei pareri discordanti. Grazie a Fox Gamer che si resuba per il quinto mese e a Jogaraisu che invece lo fa per il secondo. Allora, prima di cominciare, guardate, termino il discorso così poi faccio le mie comunicazioni di servizio e possiamo giocare. Io vi ricordo che la stampa internazionale non è da prendere sempre con, ovviamente, come oro colato. Nel senso che, voglio dire, Gris, che è un gioco che avete visto, che a mio avviso è una roba incredibile, e lo dico da persona che manco ci ha giocato, io l'ho visto giocare e è obiettivamente incredibile, a mio avviso. IGN, che è un sito rispettabilissimo internazionale, quindi IGN inglese, gli dette 6, che secondo me è un voto totalmente fuori di testa, affiliato insomma a quel progetto che è Gris. Quindi non è da prendere tutto come oro colato. Io voglio farmi un'idea mia personale, a livello, come dire, distinto, avendo visto. Avendo letto più o meno quali sono gli estremi di A Plague Tale, io credo che se la premessa di A Plague Tale viene mantenuta come tale, a me piacerà un sacco, perché a me questo tipo di videogioco, questo tipo di approccio allo sviluppo di videogioco piace veramente un casino. Però, nel senso, ripeto, una cosa è nella teoria un progetto e una cosa è nel pratico vederlo all'opera. Quindi, vedremo come si sviluppa questo titolo che parla dell'Inquisizione, della guerra dei cent'anni in senso lato e della peste nera che nel 1300 circa ha purtroppo messo in ginocchio, insomma, a parte l'Europa, qui saremo in Francia, quindi io voglio vedere anche a livello storico come
si è come si sono giostrati i ragazzi di questo studio. Tra l'altro, anche lì da fare un'ultima parentesi prima di passare alle comunicazioni di servizio. Credo che se ne dica, perché è nato poi il meme, no? Del videogioco storico, allora voti alti perché è un videogioco storico. Boh, non lo so, io questo meme non lo capisco, perché in realtà, puttana la miseria, se hai fatto un videogioco sulla storia e sei riuscito a raccontare un pezzo di storia attraverso un videogioco, è un parametro di valutazione questo che secondo me ti dà qualche punto in più se hai fatto bene, perché c'è una, come dire, unione, no? Quasi della didattica e del videogioco nello stesso progetto. Quindi, ripeto, non capisco a volte perché c'è questo astio nei confronti della sorpresa nel vedere un progetto videoludico che va a appunto insegnare un pezzo di storia a chi se lo gioca. Non capisco, ripeto, perché, siccome è ambientato nel Medioevo, gli hanno dato 10. Beh, no, però se effettivamente racconta un pezzo di storia attraverso appunto i joystick, secondo me è un punto a favore, quindi è normale che un recensore, che un fruitore di un gioco possa effettivamente rimanerne colpito, no? Dalla valenza, ripeto, scientifico-didattica del prodotto. Allora, LKG 88 ci fa una donazione. Buonasera, Sedona e Chiara. Finalmente, dopo tanto tempo, riesco a liberarmi dal lavoro e concedermi una live. Non vedo l'ora di godermi le tre con voi, che la darkness regni sempre nei nostri cuori e nelle nostre vite. Grazie mille, carissimo. Signori, siamo 300 persone, quindi vado con le comunicazioni di servizio. Vi ricordo ancora una volta che per sostenere questo progetto potete iscrivervi al canale. È gratuito, qualora, pigiando il tasto della coroncina che sta qua sopra, colleghiate il vostro account Amazon Prime all'account Twitch, creando un account che si chiama Twitch Prime e che vi permette una volta al mese di iscrivervi gratuitamente. Iscrivervi vi dà vari benefici. Oltre all'iconcina accanto al vostro nick che cambia di mese in mese che andate a rinnovare l'iscrizione di fila, quindi a fare la combo delle iscrizioni fino a sbloccare il Sidonia dai capelli bianchi, vi dà anche accesso a una serie di faccine e noi ne abbiamo aggiunte altre in questa settimana. Quindi adesso avete un pool di 12 faccine, credo, forse 13, fa sì, 13 faccine che sto spammando tutte insieme. Sono state aggiunte una molto, molto contrariata Chiara, un Sidonia molto euforico. Giorgio, vi ricorderete il Pokémon di tipo e tipo pasta, una Chiara preoccupata, il signor Sigma col cappello, Sigma che fa da dub, non so cosa faccia di preciso, però era veramente in una posizione che non aveva senso. Quindi spammate tutte quante queste faccine. Oltre a questo, sarete immuni dagli spot pubblicitari che verranno mandati se no una volta all'ora. E ultima cosa, avrete accesso al gruppo Telegram nel quale sia ci scambiamo pareri sul più sul meno, sia condividiamo dietro le quinte dei nostri progetti, sia ancora vi facciamo partecipare a delle attività esclusive, come per esempio adesso il gruppo dei nostri subscriber si sta occupando di raccogliere delle domande che verranno poi indirizzate al direttore del marketing Massimo Bullo di Nintendo Italia quando andremo a Los Angeles alle 3. Quindi essere nostri iscritti non dà solo l'accesso alle faccine o all'immunità alla pubblicità, ma permette anche di vivere forse, no, la vita di questa community e dei nostri lavori a 360 gradi. Quindi grazie a tutti coloro che vorranno sostenere il nostro progetto. Mi leggo subito le ultime donazioni in resub, ma prima vi ricordo lo sponsor del giorno, che è TT. Qui sotto, nella descrizione più o meno, se così la si può chiamare, di Twitch, avete una immagine di TT. Cliccandoci sopra potete andare sullo shop e oggi a 12 euro con il codice sconto giovannone ad 11 c'è una maglietta di Game of Thrones su Ghost e Jon Snow. Quindi se siete fan di Game of Thrones, se eravate, perché ormai insomma è tutto finito, Team Stark, e siete affezionati alla figura di Jon Snow e a quella del suo lupo blanco, potete cliccare qua sotto ancora per poche ore, ancora per 3 ore, poi non la troverete più, con il codice sconto giovannone, ripeto, vi costa davvero poco, 11 euro, quindi se volete dargli un'occhiata, qua sotto trovate il link, poi ve lo rammenterò tra un'oretta. Io ho detto tutto quello che volevo dire, quindi se siete d'accordo, prendo e vado. Ah, no, aspettate, le donazioni. Allora, Vakovic intanto si è iscritto per il terzo mese di fila. Ranma invece ci dice: grande Saido, questa nuova piattaforma fa parte del tuo percorso e sono contento che migliorate sempre di più. Ma lascerai sempre la scritta cuori online. A me piace, mi ricorda il bel percorso con Kingdom Hearts. Certo, per me rimane quella roba lì, anche durante Pokémon. Francesca invece ci dice: ciao Fra, ricondivido dopo tanto tempo dopo aver visto un tuo commento su Pokémon che indossano scarpe. Vorrei una tua opinione sulla pagina FB Politica lì. Retro, secondo me, avanti anni luce. Sì, mi piace molto anche quella, anche se a me piace molto il nonsense e quindi.
mi fa spaccare dalle risate il Pokémon con le scarpe Bellsprout, l'ultimo che è stato pubblicato oggi, era veramente incredibile. Spaces 87 suba per la prima volta, quindi benvenuto in The Family, carissimo. Un abbraccione forte, grazie mille di sostenere questo canale. Io dicevo, non ho altro da dire, quindi pigio X e mi vado a godere con voi questo viaggio, che spero sia il più appagante possibile, perché insomma, i giochi belli piacciono sempre, no? Ciao Francia, ho visto oggi Detective Pikachu, volevo chiederti, sei sicuro che l'interrogazione di Mewtwo ci sia Giovanni? Perché nei primi giochi dei remake si cita? C'è solo nel primo film, ma non penso sia canonico. Non si sa in realtà nel Cinematic Universe come sia strutturato. Grazie anche a NDV7 che resuba per il sesto mese. Asobo Studios si chiamano, i tali che hanno sviluppato questo titolo. Grazie a Lentux che resuba per il tredicesimo mese, buonasera Saido. E a Michele Dani che sempre resuba per il tredicesimo, beh, salve. A Plague Tale Innocence, premere X, assolutamente sì. Allora, regola la luminosità per rendere l'albero appena visibile, è appena visibile, quindi direi che non dobbiamo modificare nulla. Selezioniamo uno slot. E andiamo di nuova partita. Allora, soundbar, casse stereo, altoparlanti, cuffie. Vabbè, in realtà vi lascio questo perché così per voi è meglio. Preimpostazioni HUD standard intenso. Ah, senza HUD, no, per carità, eh. Sennò come facciamo a sapere le nostre risorse? Sarebbe interessante fare una run senza HUD, nella quale probabilmente non avremmo né il numero delle risorse nella nostra vita né nient'altro, però direi come prima run di fare quella standard. Grazie intanto a Vincenzo 110299 che si è iscritto per la prima volta, quindi benvenuto anche a te in famiglia. Andiamo avanti. E andiamo a passare a Train. Eredità dei Derun. Va bene. Credo di dover aspettare, credo che questo sia un caricamento. Perché non voglio pigiare cose che. Cioè, sto pigiando in realtà, però non. Penso che sia un caricamento. Vediamo. Dei Derune Sandstorm, sì, era un caricamento. Regno di Francia. To follow the lords at hunt. Is that your only ambition for me? To follow? I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that, I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? The apple tree, father. I want to take the knight's challenge once more. The knight's challenge? But you're not 10 years old anymore, you know. Aspettate un secondo che sto ascoltando per tradurre e poi vedo se ci sono i sottotitoli. Allora, impostazioni. Lingua. Mostra sottotitoli? Sì, direi di sì. Mostra nomi dei personaggi? No, ma i sottotitoli sì. Comunque parlavano di una Knights Challenge, quindi credo di una. Questa ragazza vuole affrontare una challenge per diventare cavaliere, almeno così sembrava, e vuole quindi recarsi ad un albero delle mele. Comunque ora abbiamo i sottotitoli, quindi direi che il problema non si pone. Allora, qui io non posso prendere il cabalo. Grazie a Xander579 che resuba per il sesto mese. Festeggiamo i miei 6 mesi di sub con una nuova serie, assolutamente. Allora, io non posso fare tanto altro che andare avanti, direi. Graficamente direi che è tanta roba. Hello, cane. Good boy. Grazie a Edel Team 98 che ci dice buonasera, Saigo, se tutto va bene. Ci vediamo in Giappone. Tanta roba, carissimo, sono contento. Ok, seguiamo. Ah, Look ok. at Leon. The Guian beast is in a hurry to fight it out. Your beast thinks with its stomach, Eh as beh. usual. Well, there's something you both have in common. That's harsh. Va Go on, bene. boy. You'll find the prey. I believe in you.
Quindi sta cercando. Stiamo andando a caccia? Con il doggo. Premuto un tasto R2, ma mi dice non puoi premere R2. Anzi, L2. Va bene. Yes, father, I know. Eccolo. E la mamma non si può spostare. Cane. Such authority, Knight Darun. Go! Bring something back for once. Right. Okay. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother and you. And I hardly ever see you. I see mother even less. Quindi sono dei signori feudali, immagino. Saranno dei valvassori. Dei vassalli. Follow me, daughter. Anche perché è un cavaliere lui, quindi sì, sarà un vassallo proprio a tutti gli effetti. Una fionda? Siamo armati di fionda? Mi faccia passare, buon uomo. Va bene. Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the sacred apple tree been corrupted by a great evil. If you destroy six of these rotten apples by the time I count to ten, I will make you a knight. Mamma mia, devo essere veramente veloce, ragazzi. Some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Eccole. Andiamo a prendere le pietre per spaccare le mele, è un grande spreco di cibo. I'll show you I'm not a child anymore. All right, come back. Stand behind this truck. Va bene. Però come si sciuta? Tieni premuto L2 per mirare con la fionta. Ma puttana la miseria. Ok, però l'ho presa? No, non l'ho presa mai. Eppure. Ok, no, ora l'ho presa. Mannaggia. Quante. Bene. No! Ma perché devo tenere premuto di più? Ho fallito. Ho fallito perché devo lasciare prima roteare. Avete visto, le ho prese solo quando è arrivata. Cioè solo quando ho tenuto premuto R2. Se lo premo troppo poco non arriva. R3, guarda cosa. Ok, il cane si è incazzato. Va bene. Mi accovaccio. Con R2 posso scattare. Leo, wait for me. Signor Leon. Ah no, posso saltare qui. Abbiamo fallito la prova dei cavalieri. Leo, a hunting dog is not supposed to lose its hunter. Sono d'accordo. Direi di andare qui su. Penso sia andato più avanti. Ma è velocissimo sto cane da un momento all'altro. Cosa hai trovato? Oh shit, è un cinghiale. E c'è anche una... un insieme di sassi. E non potevamo tenerli per il cinghiale? Invece di sprecarli sulle mele. Ok. Eh sì. Dobbiamo andare in stealth. Allora, con quadrato rimaniamo ok, accovacciati. E ci nascondiamo nell'erba alta, dove troveremo dei magici Pokémon. Ok. Allora, ragazzi, guardate come vado piano. Ma vado veramente più piano che posso. Cioè, mi metto al... proprio al margine di queste frasche qua. Oh, no, no, no. E cazzo, m'ha visto però. Come faccio a togliere? Ok, con cerchio. Sto facendo troppo rumore. Mi ha visto, quindi devo sneakarlo. Forse ero troppo vicino mentre roteavo la mia fiondazza.
Va bene. O forse era un tutorial, come dire, scriptato. Devo in mare alla testa, devo mirare alla testa, quindi direi di avere una visuale che ci permetta di mirare alla cazzo di testa. Ok, eccolo. No, 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 stai giù, stai giù. Tu sgezia. Okay. Più o meno intravedo il boar. Eccolo lì. Vai, vai. Preso! Does hunger Preso! always make you this Preso! accurate? But the feast isn't on your plate quite yet. No! No, Gullion, don't lose the scent. No! Gliel'avevo tirato, l'ho solo tramortito. I promise you, tonight we shall dine like kings. Giusto, sono d'accordo, andiamo. No doubt Prendiamo il to be yours. cinghiale. Vai, allora, corriamo, abbiamo detto con... No, R2, sì. No, infatti, non era una bella idea. Di qua, di qua, di qua, di qua. Sì, c'erano le tracce di sangue, non le ho viste. Ah, sì, ok, decisamente tracce di sangue. Andiamo. Stop barking. He must have found it. These bridges were almost new. Mannaggia. Ma che Someone schifo knocked sta on today. diventando sto posto? Posso alzare un filo l'audio di gioco? Certo che sì, ragazzi. Ditemi se così vi gusta di più. Va bene? Non posso passare di qua? Raga, ma era un gioco felicissimo un tempo. Che cazzo è successo? Andiamo a cercare il cane, It's the boar. But how? Leon couldn't have done that. ma per la miseria, ragazzi, ma c'è. No, 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 il cane, no. Lo sentite, sì, il cane. Voglio. Mi devo accovacciare, ok. Che cosa stracazzo è successo? Accidenti. Accidenti. Che inizio importante. Che cosa cazzo erano quelli? Beh, direi che c'è una grande emergenza. Looking after Hugo. Yes, of course. Amicia. He was a good dog. Decisamente. Beh, e allora direi. Le galline! Voglio una gallina! Posso avere una gallina? Posso triangolare una gallina? No, non posso. Posso usare la fionda sulle galline? No, non posso. Grazie a TheKingJoker98 che resuba per il secondo mese. Grazie mille. Ok, niente galline. Questo gentil fabbro. Good day, Lady Amicia. Those new rivets will have to wait. By the way, Ok. any news about the town? Everyone is on edge. Some were bitten during the night. Sounds like the English to me. Now, why would the English go and bite people? Infatti non credo che siano gli inglesi che mordono le persone. Ok, la guerra dei cent'anni, ma insomma. Ho visto che c'era un pulsante d'azione, però non è sparito subito.
Gesù Salvatore ci dice era un glory hall importante, ma era molto hall e poco glory, te lo assicuro. Qui invece abbiamo altri due gentil tizi che però stanno a fissare una porta, quindi li ignoro. Qui che cosa abbiamo? Ok, delle rocce che schifo non mi fanno. No, però non voglio usare la fionda, no? No, no, no. Ok. Vabbè, tanto basta che lascio L2 e smette di usarla, sì. Ok. Qui abbiamo delle grandi api e io non mi avvicino perché me le api. Il cavallo! Posso pettarlo? Posso pettare il cavallo. Good boy. È un vero good boy questo cavallo. Qui una stalla vuota. Beh, direi allora di. Abbiamo, credo, esplorato tutto quanto sto posticino. Qui ci sono dei farmer che. Lady Amicia, Oh, you're salve. back. Theo, there's an emergency. Get the others and go and see my father as soon as you can, all right? All right. By the way, Giustamente. I've set up some targets for your sling behind the stables. Oh, thank you. Ok. Sì, ma io non voglio sprecare sui bersagli i miei preziosissimi sassi. Intanto, cos'è? Glad Fischietto. you are. I've been looking everywhere for you. Vabbè, scopriremo dopo probabilmente che utilità. Ecco, fai clic qui per maggiori informazioni. Fischietto. Un fischietto di terracotta che Amisha ha ricevuto in dono da suo padre dopo la prima uscita di caccia. Usati dai nostri lontani antenati come strumenti e giocattoli, i fischietti hanno reso possibile, fra le altre cose, la sincronizzazione delle azioni dei membri di un gruppo di caccia, ma anche gli eserciti in tempo di guerra. Scopriamo delle informazioni sui fischietti, non l'avrei mai detto. Qui non credo ci sia più nulla. Non so se questi oggetti servano magari per un true ending o cose del genere. Perché non c'era nessun motivo di salire qui per l'appunto se non prendere questo oggetto che non sembrava avesse un particolare utilizzo durante il gameplay. Almeno credo poi. Chissà che non succeda. Vabbè, lui sta spalando la merda. Quindi direi di lasciargli fare il suo lavoro in santa pace. Dietro la stalla lui aveva settato i bersagli. Fatemi solo vedere se questi bersagli ce li siamo magari persi, giusto per vederli. Ah, ok, i vasi. Ah, erano questi i vasi. E se ci trovassi del loot però nei vasi? Ah, intanto c'è dell'altro sassume. Però, essendo che io ho 5 su 6 sassi, ho paura che se ne prendo uno. Cioè, se prendo un sacco me ne dà solo uno, quindi andiamo a usare la nostra fiondella. Fantastico. Grazie a Balgaloe che si è iscritto per la prima volta, benvenuto in famiglia. Andiamo a fare un altro colpettino, un terzo colpettino. Ok. Adesso prendo il cosino però perché vedo che non ci sta un cazzo dentro questi sassi. Ecco, più tre roccia. Ne rompo un ultimo, va bene? Giusto per togliermi proprio lo scrupolo che. Ah, ma aspetta. Questi cosa. Cos'è sto verde? Ah, sono piante. Mi sembrano dei disegni sul muro. È che non so se magari c'è qualche achievement legato a rompere tutti i sassi. Da che distanza posso tirare? Da qui prendo. Da questa distanza prendo ancora. Probabilmente finché è giallo li prendo. Ok. E. Dai, rompiamoli tutti a sto punto, via. Vabbè, li ho rotti tutti e non ci ho guadagnato un cazzo, vero? Ah no, ok, ho fatto un achievement, effettivamente. Leon, se Theo, solo io fossi arrivata prima. if only I'd arrived more quickly, E qui abbiamo I would have fatto. killed whatever did this to you. Sì, anche se non credo che avessimo il potere di uccidere quella roba. Possiamo entrare in questa roba qui? Che cos'è? È un maiale. Ma è un porco! Ma hai fatto benissimo sto porco. Ma guardateli che texture ha. Ma ha anche le palle. Ragazzi, ha due testicoli enormi questo maiale. Cioè, guardateli, sto osservando con attenzione. Anche questo è un maiale dotato di gigatesticoli. Sì. E non posso usare la fionda.
Allora, sì, sono tutti maiali con delle palle enormi, quindi direi che qui non abbiamo molto altro da fare perché osservare le palle dei maiali è divertente fino a un certo punto, ma controlliamo se è possibile trovare qualche altro oggetto extra che magari mi manca all'appello, ma non mi sembra, ragazzi. Ho esplorato tutto di questo posticino, oltre a essermi insozzato le scarpe. Quindi posso uscire da questa parte dove c'erano il pollame. Qui non c'è niente degno di nota. Quindi direi di dirigerci verso casa nostra, immagino. In live su Twitch questa sera 20 minuti di Saidonia cambierà i testicoli di un maiale. Sì. Quindi direi di proseguire di qui dove c'è una Lady Amicia, did you have saggia any tizia. war? Mi sta spennando Later, Flynn. un pollo. Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Yes, I'll tell them. Si direi che questi sono i mezzadri che lavorano nella nostra terra. Sta pregando nostro padre. Intanto Ewi ci scrive: Ciao Saido, come stai? Piccola curiosità comunque in topic in questo gioco. Hai mai letto Hyperversum? È una serie di romanzi storici ambientati nel periodo di questo gioco. A me è piaciuto molto. Non l'ho mai letto. Ah, non è il padre, è lui che sta pregando. Sembra. Mi sta sfuggendo il nome. E mi sento stupido. Aspettate che intanto faccio questa azione. Cosa che posso fare? Pregare anch'io? Take care of Leon, please. Ok. He deserves his place at your side, even if he was a bit naughty sometimes. Goodbye, my darling dog. Poverina, mi spiace davvero un sacco per il cane. Come si chiama l'attore di Mrs. Doubtfire? Oh, Robbie Williams, mi veniva. Sembra Robbie Williams, guardalo. È Robbie Williams che prega. Qui posso lottarla. Questa cosa no. Sembra anche un po' Martin Lutero, effettivamente. E intanto. Oh, posso chiudere anche la porta? No, avevo visto un simbolo, ma forse è apparso nella I mia hope testa. Mother's not too busy. This sunshine won't last long. The rain has already ruined the harvest. People are dying of hunger. We're lucky to be in this house. Mark my words. You're right about that. Quindi non stanno troppo bene gli abitanti della nostra terra. Intanto l'oca, è un'oca questa cosa qui, è una papera, che cos'è? Scappa. Abbiamo una bella Farmville comunque, devo dire. Gabrielle, is mother upstairs? Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. Ha avuto un altro dei Sweetly in suoi a good mood. attacchi, quindi è malato? Il piccolino, che penso sia nostro fratello. Sto controllando minuziosamente di non perdermi niente, ragazzi. Lo sapete come sono fatto e come mi piace giocare ai videogiochi. Però non mi sembra che ci si sia persi nulla. Posso colpire il vaso? Ah, no, non posso proprio usare la fionda qui. Cioè il vaso, il secchio. Questa porta è apribile? No. Tira una pietra alla papera. E qui siamo a casa nostra, direi. Nella nostra umile e privata dimora. Poco umile, mi sembra abbastanza grossa in realtà. Qui non abbiamo niente da poter lottare, qui neanche. Direi di proseguire di qua. E poi vediamo cosa succede. Saliamo di sopra, di sopra, di sopra. E poi ancora un po' di sopra. Gabrielle, leave it to me. Louise, have you been to see mother? Indeed, do you want to see her? It's important. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Va bene, Thank certo. you. Allora, intanto questa è la cucina, direi. Ecco la cosa che ci ha Yes. lasciato. The placemat that mother made for me when I Una was a little girl. tovaglietta. Grazie I've been looking for it everywhere. Thank you, Louise. mille. You're welcome, Oh, sweetness. Leon. Look after it now.
What am I going to do here without you? La cuccia del cane. Qui non penso ci sia più niente, però direi di esplorare comunque il resto della casa prima di andare in stanza della mamma. Quindi, qui nel fuoco non ci sta una mezza. Qui neanche. Questa è camera mia, ho fatto il giro come un imbecille, vero? Ah no, aspetta, qua ci sta un baule gigantesco. Un baulotto. Possiamo entrare nel camino? No. Volevo fare questa cosa molto intelligente. Quindi niente, comunque no, non è camera mia questa in realtà. È simile, ma non lo è. Non lo è. Quindi possiamo riuscire fuori e andare avanti da qua, direi. Qui dentro? Ah no, qui dentro è da dove siamo venuti. E di là è finito questo corridoio, sì, quindi dobbiamo per forza tornare indietro. Direi. E entriamo nella stanza della mamma. Che sta scrivendo? Mother? You know you're not supposed to be here. I know, but something attacked Leon in the forest. My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but... Cosa sta succedendo? But it's true. Qualcosa di estremamente sbagliato. Close the door behind me and do not open the shutters, whatever happens. But Hugo... He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, mother. Quindi è malato ma non è contagioso e si conoscono poco. Sì, i volti sono molto belli. Prego con il commercial, ragazzi, se volete mandarlo. Tieni premuto cerchio per saltare, ma credo fosse saltare il filmato, non saltare io. Guardiamo lo studio della mamma, cosa c'è? Si può vedere a cosa stesse lavorando? A pozioni! Di fatto, quindi, la mamma stava lavorando per trovare una cura al bimbo. E penso che il fatto che si conoscano poco la sorella e lui sia dovuto al fatto che è talmente malato che sta segregato in casa. E... Il frame rate è ottimo per ora, ragazzi, sulla Pro. Non c'è avuto un problema. Voi lo dovreste vedere a 60 fps comunque questo streaming. Ecco appunto, 4 anni, 5. E penso sia un bimbo, ne avrà pochi di più, quindi. Qui che cosa c'è? Lui... Penso sia chiuso nella stanza con la porta chiusa per l'appunto. Però prima voglio fare dell'exploro. No, ah no, è qui. Me, your sister, Amicia. Hello. We haven't seen each other much. Mummy will be back soon. Oh, come on. Oh yeah. Grazie mille a Rerorere che si è iscritto per il secondo mese. Oh merda. No, Lord Nicholas. Saranno inglesi questi? Where is he? I won't ask again. Where is your son? In good hands. Search the house. Oli Goderini. Cominciato proprio bene. Merda, dobbiamo scappare, amico mio.
io ho una fionda. Premi ok per chiamare Ugo. Hugo, come here. Hugo, vieni qua. Dove cazzo me ne vado? Via 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 via. Let's go. Via, 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 via. No, no, la cameriera. Vabbè. Merda. Merda. Dove cazzo vado adesso? Dove ce ne andiamo? Da qui? No. Via da qui, 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 da qui. Amicia, what's going on? Mother, I have to find mother. Adesso ho una paura fottuta che dietro ci sia un soldato. Ok, non c'è niente. Aspettate però. Oh my god, Louise. Via, 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 oh cazzo! No, 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 Amicia, we have to keep going. Dove cazzo esco da? Da fuori, teoricamente. Da qui, 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 andiamo via da qua. Grazie a Red Wine che è resubato per il secondo mese mentre questo povero cristiano mi è morto dietro. Questa era la stanza col camino, quindi sì, devo andare di qua. Molto bella la colonna sonora. Teoricamente da qui usciamo. Well, well, well. Where do you think you're going? My children. A posto. A posto. Sì, l'ho colpito proprio. What is happening? Oh yeah. We'll be all right, do you hear me? Come on. Gamir Skarg ci dice: sono tre mesi nella grande stupenda famiglia dei Subini. Un grazie di cuore a te, Cara Chiara, per alleggerirmi le giornate. Grazie. Grazie di essere anche del team Sidonia, il miglior team che esista. No, non voglio saltare un cazzo. Amicia. Ok. Va bene. La mamma è sopravvissuta. Mi chiedo perché vogliano il bambino. Mi viene in mente The Last of Us, no? Con lui che è la cura della peste. Ecco, questa è una cosa che non mi piace. Lui ha la stessa identica skin del tipo che è morto. Yes, the little one loves flowers. I used to take him some. Flowers? You can do better than that. Take him. Make sure he tells you everything he knows. Please. It worked. Shh. Hide.
I've worked here all my life. They're like family to me. You'll get nothing out of me. Go to giustamente ci sono molto fedeli loro. You first. Poverino. Have a little think, and I'll come back later. And you, don't die without talking to me first. Merda, sono proprio stupidi comunque questi cavalieri. Cowards! Oh, stop. You're breaking my heart. We have to get through. Ok, andiamo, 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 andiamo. Right, be careful getting down. But Robert the Rune doesn't like the English. Even though we got the noble cause. A bunch of peasants. Go on. How long can it take? Tell us everything. Look out. They'll see us. We have to get further away. If I can hit the helmets in the grates over there, your sling will give us away. Ok. Per essere più furtivo tieni premuto L1 per lanciare i proiettili a mano. Però come li tiro da qui? Mi dice che non posso usare la fiamma. Ah, perché non ho i sassi. Ok. Ah, li posso lanciare a mano invece che con la cordina. Ok. Quindi così li distraggo. Va bene, mi è chiaro. Mi è chiara la dinamica della cosa. Breathe, Hugo, like I showed you. What's wrong with him? Gli fa male la testa? We need to go faster. I need to calm down. So, the boy is hiding, but Lord Nicholas is tracking him down. Ok, Lord Nicholas, quindi il tizio con l'elmetto gigantesco. Good. At least he got the father. And soon he'll get the son. Mother, why? Infatti anch'io voglio ascoltare questa conversazione. Allora, mo che cazzo uso? Ma posso tirare? Ah, aspetta, le pentolacce. Le pentolacce lì in fondo. Non le prendo però da qui. Eccole. Dai, pentolacce. Pentolacce. Be right back. Be careful. You never know. Vai pure tu, pezzo di merda. Vai, 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 vai. Guardatele tutte ste cazzo di pentole. Ok. Non penso ci sia nulla. Maybe by throwing one of these pots. Ah, ho anche i vasi da tirare. Quindi quando non ho nulla da colpire, tieni premuto L1 per mirare e direi di lanciargli il vaso più o meno qui, così lui se lo va a vedere in quell'angolino lì, il coglione. Tanto prendiamo anche quest'altro vaso. Vedete che questo tipo ha la stessa skin di quello che è morto e la stessa skin di quello di 5 minuti prima? Quindi queste cose qui sono imperfezioni che secondo me in una story driven adventure dovrebbero, non dovrebbero esserci. Però intanto andiamo avanti, per ora molto pieno di pathos. Va bene. Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through. All right? All right. Va bene, quindi i ordino di andare sotto. Fantastico. E noi? Che ci inventiamo? Ok. There are people. Hold my hand. Questa era molto God of War come cosa. Oh porca troia. Ci hanno visti? Merda, questo c'ha una torcia. Io mi metto qua dietro, tu fai il cazzo che vuoi. Ok. Ok, 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 ok. No. Dio santissimo. Mi ha visto. Mi ha visto, 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 mi ha visto. Mi ha visto, mi ha visto, mi devo levare dalle palle, mi devo levare dal cazzo, mi devo levare dal cazzo, mi devo levare dalle palle. Entra qui dentro. Dove cazzo è entrata la mamma? Come cazzo ha fatto a entrare in questo posto? Puttana la miseria. Vabbè, non mi sta vedendo più tanto. Ok, no, bastava premere X. Amicia, you have to help him next time. Sorry. Il bimbo c'ha qualche problema comunque, sì. Tipo delle emicranie?
Proprio dei fischi. Sembrano i fischi dell'acufene, tipo. Ok, Hugo, vieni qua. Fantastico. Ah, e posso chiedergli anche di restare. Così. Ok. Come è doppiato bene il bimbo. Direi che non c'è motivo però di lasciarlo indietro, Hugo, in questo momento. Quindi vieni. Ah no, aspetta, ok. Allora aspetta, no no no, facciamo una cosa intelligente. Stai qua, fammi fare un po' di avanscoperta. Fammi vedere che non ci sia un cazzo di pericoloso. Dopodiché posso effettivamente anche mandarti. Lì ci sono. Vedi. Ma non posso tirargli direttamente un sasso in testa a sto coglione. Vabbè, allora no, Hugo sta andando nel panico. Merda. In che senso? Sta andando nel panico. Arrivo. Quindi non ho molto tempo. Allora aspetta, vieni qui. Qui tanto può venirci. E poi lo facciamo restare fermo in mezzo. Madonna, che paura che mi ha fatto sta stronza. Allora, mettiti. Mettetevi qua dentro, va bene? Qua, state fermi qua. Ok, così non va nel panico lui. E io devo muovermi invece verso destra. Questa porta non penso di poterla aprire. Quindi come prendo quei faffolini? Devo premere X probabilmente, saltare la staccionata e farlo quando il cretino è girato dall'altra parte. Ma non avevo già un vaso io? Ne avevo preso uno in più, sì. Ne avevo preso uno in più. Non sono stato così sprovveduto. Quindi teoricamente se io adesso gli tiro quel bel vasetto lì. Venite, 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 venite. Hugo? Bimbo? In H? Fambres? Qui, 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 qui. Innanzi. Ah, tu sei già andata là, amica mia. Aspetta un attimo, che questo patrollamo. C'era un altro vaso ancora là. Mo, appena questo si gira e sta più sotto, direi di andare. Bene, mo c'è l'albero davanti, non ci vede mai nella vita. Bueno. Ok, qui dovremo colpire. Ci abbiamo anche i sassolini. Ok. Tiriamo i sassi. No, 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 no. Sono un cretino, ho premuto L2 invece che L1. Non devo fare. Non devo fare il rumorino. Ho visto che ha droppato un pochino, ragazzi, vi chiedo scusa. Allora. Cerchietto. Bene. Però, cioè, mo che lui sta guardando qualcosa che mi ha risolto. Cioè, non si sta spostando. Go away. Get out of here. Infatti. Andiamo, 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 andiamo. Grazie mille a Corciula 97 che si suba per la prima volta. Benvenuto o benvenuta in famiglia, grazie. Porca troia, ok. Grazie alle salve, mezzo anno di iscrizione celebrato con un gioco mega ansiogeno, dai, è così. Grazie mille. Madame, they are here. You have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes. He helped me treat Hugo. He will look after you. And what about you? Infatti la mamma rimane. You have to help me, you are. But I do need you. I need you. Mi sa che. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Mother, no! E anche la mamma.
Direi che è andata. Hugo, follow me. Now. Direi di levarci dal cazzo. Porca troia. Puttana la miseria. Ah ok, però non devono fare male al bambino. Dobbiamo sfruttare questa cosa. Hanno bisogno giustamente di Hugo Vita vivo. Porca puttana. Cazzo, ma qui c'è il fango. Qui c'è il fango, qui c'è... Ci hanno presi. Ok. Dobbiamo cercare il percorso migliore, che probabilmente non era quello. Allora, io lì non ci posso andare perché c'è il tizio. E devo per forza continuare a correre così, eh. No, non possiamo lookare for mommy, amico mio. Ce li ho dietro il culo probabilmente. Se mi fermo per un secondo mi uccidono malissimo. Merda. Spero che non venga qui quello. Buttiamoci a mare. Mi sembra l'unica soluzione ragionevole. E infatti. Ok. Uff, vabbè. Pretty intense questo primo capitolo. Veramente pretty intense. Quindi, l'Inquisizione vuole morti i Derun perché vogliono il bambino. Vogliono il bambino Hugo. Intanto Gesù Salvatore ci dice ci sono palesemente dei Tremors in questo gioco. Sì, infatti, stavo dicendo, loro vogliono Hugo per questa... Cioè, io supposto cura perché mi ricordo The Last of Us, non lo so. Intanto all'inizio del gioco abbiamo visto che c'è una piaga che sta colpendo la nazione, ma che addirittura proprio sottoterra si sta sviluppando in qualche modo, perché il cane viene trascinato dentro una voragine e in più ora stava tremando la terra. Il villaggio deve essere più avanti. Qualcuno lì dovrebbe essere capace di aiutarci a trovare Laurentius. E noi dobbiamo cercare un dottore in tutto questo. Beh, come diventare orfani in poche ore, madonna, davvero. Hugo? Hugo? Oh, Pepperini. Sta avendo un'altra crisi il bimbo. Mommy won't be happy when she finds out I fell in the water. Well, let's not mention it when we see her, all right? Come on, first we have to get dry. Luca Laurentius. Allora, una guardia è stata vista prima mentre veniva uccisa dai cosi. Non l'ho visto, ragazzi, se ve ne siete accorti, ottimo, io non l'ho visto. Vediamo un po' anche questa ambientation. Che... Ah, ok, stavo dicendo che bestia è e poi mi sono reso conto che è un ramo. Allora, non posso correre quando c'è Hugo e non posso neanche farlo fermare adesso, è bloccata l'azione. È una bella domanda, perché la mamma è morta, quindi nessuno ce lo spiegherà mai, tipo. Davide da Londra ci dice, quando pensi che giornata di merda ricordati di loro, mezz'ora di gameplay e perdono cane, padre e madre, comunque dovresti avere la lingua italiana tra le voci. Ma guardate, io sono a posto con questa inglese perché mi sta piacendo un sacco come è doppiato. Non so se a voi sta dando fastidio, ma a me sta piacendo un sacco. Hugo, sono marce, sì, esatto.
can you think of food right now? Ma piccolino, non possiamo mangiare quella roba lì. Dobbiamo mangiare qualcosa di un po' più salubre. Tu già stai inguaiato. Se poi ti do le mele marce, cioè, dissenteria proprio. Pollo simulator. Un'occa, una papera. Senti lì che versi qua. Forse qui, no, qui non c'è niente. Lì ci sono dei cavallini. They're really big. Sono d'accordo. What are those noises? Are they sick? They're just clearing their noses. No, infatti. Come on, we have to go. Ok. Stanno solo sbuffando, che in inglese è clearing their noses, quindi immagino che i cavalli si puliscano il naso quando sbuffano in quel modo. Quindi dove cazzo vado? Qui? No, questo è tutto chiuso. Direi che buttarci nel fiume nuovamente non è intelligente. Ma abbiamo trovato un amuleto. Ok, 2 doni su 11. E mi sa che ci siamo missati già una curiosità però, perché la segna qui la seconda. Quindi vedete, abbiamo già perso un key item. Capire dove devo andare, perché da qui siamo arrivati, credo. Ah, infatti sì, qua ci sta la città dei sogni. In realtà no, dovevo semplicemente proseguire dritto, invece ho fatto un po' di esploro ai lati. Quindi qui si va avanti. Sì, c'è un po' di fumella. Controlliamo qui in questa viuzza se c'è qualcosa di interesting, ma non c'è niente, quindi andiamo via. Di qua. Ma perché? Ci sono dei pesci andati a male, della farina, credo. È uno schifo, ragazzi. Toc toc. We were attacked. We need help. Please, it's very cold. Mi fa anche freddo. Anybody there? I'm with my little brother. The Darun estate was attacked. I'm begging you, please help us. We're wet and hungry. What on earth? Povero bimbo. Vieni qua, non prendere iniziative, Hugo. Sì, esatto, perché si stanno tutti chiudendo dentro come degli stronzi? Cioè, non capisco sta cattiveria nei confronti della figlia del Lord tutto a un tratto. Cos'era? Ah sì, qualcuno che si è chiuso dentro. Intanto Sassolini. Sì, siamo proprio poco graditi. What has got into you all? I don't like this place. Non stanno bene però gli animali. Questa gallina è morta. Quindi direi che c'è un altro oggetto? Che cos'è? Is it soap? Don't touch it, Hugo. Sapone. Con il diffondersi del terrore dei miasmi associato all'odore dei cadaveri, l'igiene compie grandi passi in avanti insieme allo sviluppo di città e villaggi. Fanno loro comparsa sistemi fognari rudimentali e la maggior parte dei villaggi è dotata di saune, accessibili a tutti. Tutti si lavano le mani quotidianamente prima di ogni pasto e il sapone è presente anche nel più modesto degli edifici. Quindi sostanzialmente per diffondere il sapone in tutto il mondo la gente è dovuta crepare di peste. Mi leggo anche questo, sono curioso. I centrini fatti a mano sono spesso decorati con il pizzo e principalmente utilizzati per proteggere i tavoli da piatti incandescenti. La decorazione di questo centrino presenta l'emblema della casata, un disegno tradizionale creato dalle giovani ragazze di buona famiglia che hanno imparato a lavorare l'uncinetto. Di fronte alla violenza e alla peste, la paura e la superstizione si diffondono fra la gente comune che cerca di ottenere o fabbricare dei portafortuna.
Artigiani senza scrupoli ne approfittano vendendo ad alti prezzi collane e anelli fatti di qualsiasi materiale. Questi improbabili ninnoli, accompagnati dalle superstizioni, dovrebbero teoricamente proteggere la gente dal male. E qui possiamo scoprire che dopo 1000 anni di storia circa, in realtà un po' di meno, non è cambiato un cazzo, dato che Vanna Marchi è stata accusata di truffa a danni di anziani e di circonvenzione di incapaci per aver venduto del sale che avrebbe curato il cancro. Quindi di fatto direi che la disperazione delle persone purtroppo è ancora uno dei mezzi di marketing più efficaci che esistano. Ribadisco purtroppo. Allora, qui è lo strano ninnolo, esatto, l'utilità è più o meno la stessa. E vabbè, continuiamo allora ad andare avanti, perché qui abbiamo già visto tutto. Facciamoci chiudere le porte in faccia da qualche altro cristiano, così tanto per... Tanto per... Qui ci sta un gate. Qui ci sono più rodo. Allora, aspettate che lì c'è una X gigante, quindi forse prima... Dobbiamo aspettare. A horrible man. Come on, Hugo. Siamo, ripeto, proprio poco graditi. Ci chiudono le porte in faccia. E c'era una X gigante su quella porta, che allora direi è arrivato il momento di andare a vedere. C'era proprio una X gigantesca su una porta. Eccola lì. Qui posso bussare? Sì, me ne ero accorto. Ah, ok. Grazie. No. Quindi qui è Pestopoli. Questa parte qui della città è appestata. Quindi posso prendere una mela? Dai, una mela gliela posso dare. Sembra buona. Pecena, mangia. Sfamati, mi posso sfamare anch'io? No, per qualche motivo noi non possiamo sfamarci. Ci siamo sfamati. E dicevo, sì, qui è proprio appestopoli. Si nascondono perché hanno paura che anche noi siamo degli appestatissimi in cerca di riparo. O comunque contagiosi. Oh, qui cosa c'è? Ah, ok. Chiaramente. Allucinante, ragazzi. Veramente allucinante. Ricontrollo qui allora, perché non capisco. Ho esplorato entrambe le strade, entrambe mi puzzavano di il gioco va avanti da qui. Però di là mi è sembrato un più avanti che di qui. Quindi andrei prima a finire l'esplorazione di questa parte del villaggio. Please, somebody help us. Nessuno ci apre. Comunque, confermo, siamo indubbiamente dei figli di vassalli in un'epoca feudale, dato che, ripeto, il padre parlava di gestire delle terre, è un cavaliere, quindi 2 più 2 fa 4. Non possiamo prendere le rocce. Mamma mia. Che schifezza. Intanto guarda come magna, Hugo. Ok, abbiamo fatto il giro. Quindi, senza scrupolo alcuno, possiamo adesso proseguire verso Appestopoli, che era qui, no? Era oltre questo ponticello. Perché ora a sinistra si va dove siamo stati tra poco, no? Ovvero qui. Sì. E invece qui è Appestopoli, a posto. Allora, torniamo qui dentro. E... sento del gran rumore. Poco piacevole, tra l'altro. Quindi dubito che il fumo fosse per qualcosa di, come dire. It doesn't
sound like a fair. Stavo per dirtelo anch'io, Hugo, non mi pare proprio una festa. Good Lord. Stanno bruciando gli appestati. Ah, no. Mi sono convinti che la peste nera sia dovuta a qualche sorta di peccato. Merda. Passiamo da un aguzzino a un altro proprio, eh. Oh puttana la miseria. Direi a destra. Ok, sì, qui dentro. Chiudiamoci dentro, fantastico. Ok, Hugo, resta qua un attimo, per favore. Anzi no, vieni con me. Vieni con me un attimo. Ma chi cazzo c'è? No 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 no. Puttana la miseria. Mo ti chiavo una cazzo di botta in fa. No 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 no, via 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 via. Ho faccappato tutto da quando sono entrato. Non avevo visto che c'era un cristiano. Che è quello lì. Allora, ragioniamo. È lì sopra. No, 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 no. Devo andare con un approccio steltissimo proprio. Io ti voglio chiavare una una roccia in testa, hai capito, stronzo? Anzi, prima facciamo così. Sì, ma poi te la voglio chiavare anche in testa. Posso? Non posso ucciderlo? A quanto pare no. A quanto pare no. A quanto pare non posso ucciderlo a pietrate in testa. Quindi dovremo andare per l'approccio stealth base del colpisci. Del colpisci le pentolacce. Non so perché non muoia con una cazzo di sassata in testa, perché effettivamente dovrebbe crepare. Seguimi. Seguimi, 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 seguimi. Okay. Puttana la miseria. Secondo me, se non cominciamo veramente a ammazzare la gente a pietrate nel viso. Vai, 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 Dio santo, vai. Cos'è sta roba? Ok. Ah, posso. Ok. Mi faccio un rampino tipo da qui per salire? Posso farmi un rampettino? No. Ah, posso farlo per andare avanti lì, però. Ok. Facciamo un rampettino. No. Fare manovra, ecco. Lì ci sono anche dei sassi. Vai, 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 vai. Eccoci qua. Fantastico. Ora, prendiamo i sassolini. Fatemi vedere se qui c'è qualcosina, perché siamo scappati tipo a velocità massima. Magari c'è un loot. No, non c'è niente. Qui dentro, pelle,
pelle di bestia, carne di bestia andata male. Direi di salire su. Dai. Palesemente uno dei bidoni di Last of Us, però in versione medievale, è vero. The chain doesn't look very strong. Ok, quindi potremmo colpirla. But it will make some noise, right? Do you have a better idea? Però no, io la gliela tirerei così. Abbiamo fatto un bel po' di casino. Qui ci stanno altre rocce, ma non serve prenderle. E dove andiamo a metterlo? Qui sotto. Così ce ne scappiamo da qua sopra. Dai, facciamolo. Help me push. Vieni, yes. Bimbo. So che ti senti male, so che sei malato. Ti sto facendo fare gli sforzi più grandi della vita tua, probabilmente. Ma se pushi bene, pusha bene. Ci mettiamo poco. Ecco qua. Climb up. I'll help you. E andiamo. Bene così. E olle. E olla. Gigi. Ora. Well, we got out. So we can assolutamente. If they don't find us again. But you have your sling. You can protect us. Esatto. It's not that easy, Hugo. No, invece lo è. Se gli tiri una sassata in testa ti assicuro che muore la gente. Qui non c'è niente. Qui neanche. Un cancellazzo enorme che direi non serve a nulla. Merda. Sì, assolutamente, vai. Dai, merda. Bene. Dove? Ah, da qui? Da qui? No? Da dove mi sta guidando, Hugo? Porca puttana, da dove sta cercando di uscire, Hugo? O meglio, da dove sta cercando di farmi uscire? Perché non è qui. Hugo è salito sopra. E poi? Di qua? Questo punto qui? No, neanche. Ma questi mo tra poco entrano, puttana la miseria. Eppure deve essere qui, no? Forse questa finestra? No, neanche. Ah, sì, sì. Lì è Hugo. Ok. Ok. Facciamo cadere il sassolino. L'ho agitato troppo poco. Vai. Sassi. Ok. Come on. Dai, tiralo giù. Bravissimo. Dai. Home la vedo difficile. Qui non c'è nulla. Una sega. Perché non prendiamo questa invece della fionda? Perché non prendiamo l'accetta invece della fionda? Vabbè. Infatti, ho sentito dei rumorazzi. Io mi leverei dal cazzo. Conrad lost his mind when his kid died. We have to burn innocent people? Chase kids? Meanwhile, sto ascoltando prima di distrarli. You think it's normal to have a girl and a kid running around here with the things the way they are? I bet they came out of the church with the rest of that scum. Sono. Temo che ci sia gente che affibbia, la attribuisce in qualche modo la diffusione della malattia a qualcosa che succeda nella chiesa. Ma non mi è esattamente chiaro cosa. Lui? Ok, lui lo possiamo fottere tra le frasche in realtà. I vasi. Non mi ricordo più. Ok, sì, con R1.
Quindi andiamo a tirare un bel vasetto lì in fondo. Ma prima di andarcene ne prendiamo un altro. E poi mentre Gianni va a vedere il vaso che cade, noi ci leviamo dai coglioni. Dopodiché va... Puttana la miseria! Lì c'è qualcosa. Apri. Chiudi. E infatti. Dobbiamo riuscire a uscire. No. Da qui possiamo uscire? Ecco, a posto. Dai. L'hanno chiusa con un asse. È puttana la miseria. Aperta? No, non l'ha aperta. Ah, ok. Ok, andiamo Hugo, andiamo. Pensavo di doverlo uccidere lì per lì. Ok, qui c'è un porco morto, andiamo a destra. Puttana la miseria. Grande vecchia. Tutta colpa della chiesa della cura, dannati sangue smunto. Ok. Stiamo vicino al fuochino. They'll never come looking for you here. You're soaking. Sì. There are clothes you can change into upstairs. Yes, please. In the bedroom. Ah. Are you sure? Aspetta, prima fatti depredare casa. Fammi vedere che loot preziosi hai in questa casa, vecchietta gentilissima. Ci ha salvato la gentil vecchia. Una foto. Ah, c'è una foto, un disegno. Non so perché ho detto foto. Le famose macchine fotografiche del 1200. Allora, lì c'è un qualche cosa. Incense. Incenso ed erbe. Allora, prima di leggere, se non sbaglio, di questa cosa ce ne eravamo occupati anche su Poche Mitologia. Se ricordate, si era convinti ai tempi del Medioevo che le malattie migrassero per via della malaria, intesa come la puzza, lo schifo, il vero e proprio cattivo odore. Quindi credo che l'incenso e le erbe ci spiegherà che servivano per rendere più profumato un ambiente, quindi meno incline a trasportare batteri, perché al tempo si pensava che i batteri passassero per la puzza. Gli alchimisti ne sono a conoscenza e il popolo comincia a sospettarlo. Il male non esiste soltanto nei campi infetti, ma tende a viaggiare intorno a loro. La gente per questo incolpa l'aria, il cui oleggio indica la presenza di miasmi e quindi di malattie. Così, per respingere il gran male, i luoghi dove l'aria è contaminata vengono purificati bruciando delle erbe, correndo il rischio di incendiare l'intero borgo. Infatti non serviva proprio a niente. Ma è stata una scoperta davvero recente nella storia dell'uomo, quello di, appunto, il fatto che i batteri non passassero attraverso la puzza. That's better. Sprizzi aromatissimi. What about you? We have to go and find Mommy Amicia. Not yet. She told us to find Laurentius. That's silly. We're going to get caught. Hugo, we're going to do what she told us and that's it. Hugo, wait. Hugo. Intanto Davide ci dice: questo gioco per alcune cose mi ricorda Uncharted. Nel canale contenitori ci saranno anche le vecchie live come Doki Doki, Detective Pikachu, Kingdom Hearts. Vediamo quelle che riusciamo a recuperare, ragazzi. Intanto sicuramente ci saranno quelle dalla serie di Pokémon in poi. Dalla nuova serie di Pokémon in poi. Nulla qui. Nulla qua. They fit you. Good. They belonged to my grandchildren. Oh, my name is Clervy. I'm Amicia, and this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. Clervy,
What is happening here? Vorrei saperlo anch'io. The plague. Sì, questa live ci sarà. Sì, sì, sì. And those still alive. But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps. A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. Allora. Feel free to use the tools by the workshop. Facciamo un po' di luttanza in abbondanza. Right. Questa che cos'è? Attrezzo. Prendi gli attrezzi vicino al banco da lavoro. Va bene, sì, però ci serve la pelle, per l'appunto, il cuoio. Nel cortile sul retro. Quindi usciamo e qui dovremo trovare la gran pelle. A parte che lì c'è un cunicolino yugico che penso dovremmo utilizzare in realtà. Però la pelle sta là sopra, quindi dopo per andarcene magari. Right. Eccola qui. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Mentre aggiusta la fionda, Amicia ne approfitta per cambiare alcuni materiali. Così facendo aumenta la velocità dei proiettili fino a rendere letali i colpi in testa. Ecco perché quindi la corda non era abbastanza in tensione per uccidere le persone. Ora, capisco. Ok. E quindi diventa più veloce ed efficiente a livello 2 e a livello 3 intrecciando i fili di alta qualità. Amicia migliora la flessibilità della fionda, ne riduce la frizione con l'aria e quindi riduce il rumore dei colpi. La custodia può inserire più proiettili, ok, quindi aumentiamo lo storage. Per l'equipaggiamento aumenta invece lo storage che abbiamo dell'inventario. Sacca di munizioni per aumentarne la capacità. E qual è la differenza rispetto a questa? Allora forse custodia morbida è per la velocità di tiro. Attrezzatura invece, rimuovendo il legno dalle suole, avvolgendo i polpacci con stoffa spessa, invece riduce notevolmente il rumore dei propri movimenti. Ok, quindi questo è lo stealth. Allora questo secondo me è molto importante come valore, questo qua. E ci servono 5 polveri, un attrezzo e 5 cose di leather. Vabbè, quando cominceremo a lottare un po' di robas, torneremo di tanto in tanto. Però aspetta, Yugo, perché... non posso. Volevo esplorare quella parte lì che probabilmente può... alla quale può accedere solamente lui. Ah. Però forse è per andare via che dobbiamo farlo. It's a lot better. Thank you, Clevy. Thanks for everything. So that's where you lost them. Yes, they won't survive long. Ok, ora ti posso ammazzare in testa, quindi amico mio, guarda. Ti posso chiavare delle sassate. Stupid or what? I am not stupid. Don't shout, children. That's enough noise. I want to see mommy. Shut up. You're going to get us killed. Mommy will protect us. That's enough. I want to see mommy. Mommy is dead, Hugo. You'll never see her again. Or daddy. Amicia. You're lying. They were killed at the house. Both of them. So shut up. Lying. Lying. I hate you. Please stop. Hugo, no! Hugo, wait. Don't go out. You're ecco, mad. È andato lì. Porca puttana. Spero di poter aprire sta porta. Hugo, come ok. Dai, Hugo, non fa lo stronzo. What's he doing? Mannaggia. Ripeto, mannaggia. Non morirà mica Yugo adesso. I'm sorry.
Dai, 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 dai. Come cazzo ci arrivo lì dentro? Ok, da qua. Fast, 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 fastissimo. Fasto, fastissimo. Fasto, fastissimo. Ok, ancora vivo. È ancora vivo, ancora vivo, ancora vivo. Porca puttana. Vi tiro. Sasso di merda. Vabbè. Pier sto sasso in testa. No, non se l'è preso. Ora sì. No, no, volevo, volevo. Aspe. Tanto ormai non è più in pericolo Hugo, perché ho i sassoloni. Ho avuto paurissima, perché ho lasciato troppo presto per paura di non colpirlo e non l'ho preso. Un altro. Cazzo, e questo c'ha l'elmetto? Questo che gli faccio? No, direi che... Ok, tieni premuto cerchio per schivare. Boss fight, direi. Cosa gli posso prendere? Il braccio? Allora, aspetta. Intanto schiviamogli i colpi. Via. Secondo me gli posso prendere il braccio. Ah ok, la posso proprio tirare via. Va bene, vieni, pezzo di merda, vieni. Vai. Sei proprio un coglionazzo. No, ok, solo quando... Solo quando rimane piantato e mi diventa giallo. Sassi. Però li avrei dovuti prendere dopo, ora che ci penso. Bravo coglione. Vai, che te ne spacco un altro pezzettino. No, ho fatto troppo lento. Ma tu vuoi botte tu, pezzo di merda? Vuoi botte? Non posso. Via, 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 via. Non me lo dà giallo, non me lo dà giallo. Ok, mo sì però. Ok. Oh, manca solo la testa. Merda. Ho missato. Vai, vieni, vieni. Sì, sì. Vai tranquillo. Non posso ancora prenderlo, o sì? In realtà posso. Cazzo, cazzo! Non ho visto i cazzo di barili dietro come un cretino. Devo farglieli distruggere quei barili. E devo migliorare i miei tiri con la fionda. Ok. E parte in pezzo, vai. Ste cazzo di sassi. Cioè sassi di scatole. Glielo devo far distruggere perché rompono le palle da fare schifo. Stai fermo lì, bravo. Vai. Ma che ti faccio partire anche questo. Via. Vai tipo in rage. Ecco perché mi ha preso prima. Guardate quanto attacca più veloce. Vai in rage dopo che gli rompi la roba. E mo però ti faccio partire la testa. Figlio della merda. Ho un sasso solo, raga. Devo aspettare che si pianti. No. Via. Sono d'accordo, sei tu. Pezzo di merda. Sei morto? Spero. Ok. Amicia. Non è stato bello fargli vedere questo al bambino, però.
No, no, prima i sassi! Prima i sassi, amica mia! C'erano dei sassi. C'erano degli ottimi sassi lì. Siamo arrivati al terzo capitolo. Abbiamo ancora 20 minuti. Ragazzi, se vi siete collegati adesso, vi ricordo che in vendita su TT per ancora un'ora e mezzo c'è una maglietta dedicata a Game of Thrones. Trovate il link qua sotto. Col codice sconto Giovannone vi costa 11 euro. Una maglietta dedicata a Jon Snow e a Ghost. Quindi, se ve la volete prendere, se vi piace Game of Thrones, è veramente un ottimo disegno. Dategli un'occhiata. E intanto rappresaglia. Rappresaglia. Il rappreso. Il rappreso. Non so quanti capitoli siano, ragazzi, non ho idea. I'm coming. Esplora la chiesa. La famosa chiesa. Whoa. Why are there candles? The candles are to show that you're thinking of someone. Oh, can I light one? Ma certo. If you want to, don't burn yourself. Thank you. Stai attento. Stai attento, per favore. For mommy and daddy. Watch over them. Allora. Lì c'è una scala. Hey, look. There's a broken window and a ladder. Could be our way out. Però prima vediamo se c'è da lottare roba. Sicuramente sì, direi. It's funny. The sound here. There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Oh. Che carino lui. Qui oh, c'è a necklace. Un rosario. Voglio leggere subito. Fatte di materiali semplici, queste collane fungono da guide per la preghiera. Estremamente diffusi, testimoniano l'inevitabile ruolo della religione nella società. La religione promette ai credenti che le loro anime verranno salvate, fornisce ospedali arredati e tiene regolari processioni e celebrazioni tutto l'anno. La chiesa inoltre dà la caccia agli eretici, condanna i profani e in casi più seri li scomunica, privandoli del diritto alla fede ed emarginandoli dalla società. Vabbè, delle nozioni che, in quanto nati in una società cristiana, conosciamo bene. Va bene, direi di fare subito questa preghierina. Forgive me for the evil I have just committed. I never. Amicia, you're really squeezing me. Sorry. Poverino. Cos'è questo? Alcol. Penso sia tutta roba utile poi per l'officina famosa. Nella quale possiamo bustare i nostri equipaggiamenti. Beh, direi che non c'è altro però. Ci abbiamo davvero fatto del corretto e completo esploro. Non mi sembra ci sia nulla qui. Lì abbiamo fatto la preghiera. Di qua ci stava l'altro oggetto che abbiamo preso, il rosario. Quindi sì, andiamo verso la scala. Andiamo verso la scala. E zompettiamo. Oh, yeah. Grazie a Zai Grace, a Zegre, non so come si pronunci, perdonami, che sei scritto per il quarto mese. Children, what are you doing here? Father, we need help. Leave, it's dangerous. You have no business being here. Wait, please, it's important. We should go and talk to him. Eh sì, sono d'accordo. Dovremmo decisamente parlargli. Is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him. It has to. Oh, they've broken everything. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. Non credo, amico mio. Quindi, cercando di fare una ricostruzione degli eventi, direi che gli abitanti incazzati con la chiesa, non abbiamo capito ancora perché, gli è stato attribuito appunto l'aver diffuso la piaga, hanno distrutto tutto. Sono andati qui armati di mazze, di forconi, di robe,
e gli hanno raso al suolo il monastero. E suonano anche le sveglie nel Medioevo. Famose sveglie del Medioevo. Ai Lorenz, qui. Ok, qui si va di sotto dal tipo. E direi che è anche l'unica che possiamo... l'unica cosa che possiamo fare, quindi. Mi scoccia che abbiamo missato un oggetto all'inizio. I know that smell. Medicinal herbs. The monks certo, must have put tessuto. Them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. Qui non c'è niente. Qui c'è una grande bagnarola e dell'alcol. Di qua non mi sembra ci sia nulla. Qui invece c'è un po' di cuoio, ottimo. Di qua c'è un altro, cioè il continuo della strada per andare verso il Monasteros. Quindi direi di farlo perché qui non c'è nient'altro. Ebbene, ora ci sgamano per colpa della sveglia. Oh yeah. Grazie mille a INGBLD56 che risuba per il secondo mese. Allora, intanto andiamo a prendere questo strumengit che è qui, che non so cosa sia. Ok, sal nitro. La polverina di cui parlavamo. Fiorellini. They're carnations. We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait, come here. What? It will protect you. And it's pretty too. Oh. Fece, voglio abbracciarlo. Thank you, Hugo. You're welcome. Voglio super abbracciare Hugo. Cosa ci dice dei garofani? È chiamato anche Fiore di Dio. Alcuni attribuiscono questo soprannome alla sua bellezza, altri alla leggenda che ne fa risalire l'origine al sangue delle stigmate di Cristo o alle lacrime della Vergine Maria. Pensa te, è diventato così simbolo di amore, passione e dedizione. I suoi petali sembrano favorire la sudorazione per la cura delle febbri e se ne ricava un aceto per la pulizia dei buboni, contribuendo alla sua reputazione. Quindi sia, diciamo, dire, fiore simbolico che medicinale. Vabbè, ora che Hugo ci ha dato il suo blessing of protection, non possiamo morire. Prendiamo una roccia, prendiamo un po' di tessuto, così siamo pronti poi per upgradarci. Lì c'è un oggetto. È un qualcosa di luttabile? No, non capisco cosa sia. Qua in fondo non c'è niente. Invece sì, zolfo e un cavo. Beh, stiamo prendendo tanta roba utile, eh. Stiamo prendendo tanta robetta bella useful. Dopodiché abbiamo una porta che non si apre, ottima, sia sempre lodata. Un'altra porta che non si apre, ottima, sia sempre lodata. E finalmente lo preto. You again. I told you to just leave. A moment. Just a... You have no idea. Leave while you still please. Can. Someone has to help us. Do it for him at least. The Robert de Rune, coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately. Ce ne siamo accorti. Or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad. They're mad. Oh, Laurentius. Laurentius. No, I cannot leave the church. But an exit. Through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but sarebbe molto utile. May God watch over you. All seems calm for the moment. Come.
Va bene. Crosses on the village doors. Is it really the plague? Me lo chiedo anch'io. Bites during the night, then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. Giustamente. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And guardate lì. Where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Tutto è cominciato dai morsi, infatti, se vi ricordate, all'inizio si parlava di morsi. Brother Morel. Stay here. Brother Morel. Mi sa che non c'è più Frater Morel. Brother? What is the matter? Father? God. Oh, Godderi. Segui il prete come? Merda. Infatti. Ok. Dobbiamo cercare di muoverci tipo di traverso qui. Mamma mia. Eccolo. Merda, zio, ti hanno divorato. Ok. Infatti. Vai, ti prego. Ok. Qui legnetto. Oh, cazzo. Fuoco. Fuoco. Quanti cazzo sono? Fuoco. Via. Fuoco. Merda. Abbiamo finito il fuoco. Ma ci sono i topi. Ci sono i merda di topi. Scusatemi. Allora, e non posso passare di lì, mi uccidono malissimo i topi. Come fare? Posso tirargli un vaso? No, appena mi avvicino, cazzo, mi aggra. Ma se tiro in terra le cose? Cioè, se tiro in terra sta roba non posso, no, non me la dà neanche come target fattibile. No. Non sprechiamo munizioni. Allora, se io entro qui non c'è niente. E qui di legnetti non mi sembrava di averne visti. Qui sotto è pieno di topi, immagino, vero? Te pareva. Quindi no, non è un'opzione.
Qui non mi sembra di vedere legnetti, ragazzi. Non mi sembra di vederli affatto. E ho paura che se mi avvicino di un centimetro in più... Aspettate, però lì c'è qualcosa. Ah, posso fuggire da qua. Schifo, 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 schifo. Ok. Adesso. Lì ci sono i topi. Qui c'è qualcosa. Roccia. Aha! Scacco matto, direi. Tiriamo sto coso e gli diamo fuoco a sti topi del cazzo. Ah no, si sono cacati addosso per il... Sono cacati addosso per il rumore. E in realtà anche per la luce. E Hugo, mi sa che devi andare là sotto, amico mio. No, non ti volevo far... Vabbè, non importa. Ah, ah, ok. Però aspetta. Qui potremmo vedere cosa c'è. Ok. Cosa è? Roccia, fantastico, non me ne lamento. E poi cos'altro? Nulla. Madonna, quanto fa schifo sta parte, ma in senso buono, nel senso cioè bella. Ma merda, quei topi fanno proprio schifo. Sal nitro. Qui. Cuoio, ottimo, quindi questo era un posto proprio per lottare e basta. Qualcos'altro che possiamo prendere? Non mi sembra. Però controllo per scrupolello, tanto qui i topi non ci attaccano. Controllo magari anche da questa parte di nuovo. Non mi sembra ci sia altro, ragazzi. Allora, torniamo indietro. Basta. Vabbè, finché siamo dentro la luce in realtà non dovremmo temere nulla. Brrr. Qui? Ah, abbiamo finito lo stock dello zolfo. E non c'è altro, vero? Ma qui non può passare lui? Cioè, mi sembra proprio uno di quei posti dove può sgattaiolare lui, ma forse... Aspettate, ma se tiro giù qualcosa magari... Da sopra? Magari devo tirare giù un lampadario? Ci ho pensato ora. Perché da qui ho la via libera. E infatti. Mi sembrava strano, sinceramente. Guardate. Pazziung! Ah, no, aspetta. Ma qui è per andare avanti, allora. Secondo me. Perché c'è... Il fatto che devi andare a tempo con il candelabro. Quindi credo che l'opzionale, la porta opzionale sia con quella del corridoio di prima e non questa. Vediamo. Vediamo che accade. Ah, no, ok. Quindi non c'era alcun percorso opzionale. E di fatto qui lui continua a non poter passare, ed è l'unica cosa che mi turba. Però è anche vero che pur passasse sarebbe qui, quindi beh. Vabbè, adesso... No. Ok, i topi vanno via. Adesso noi andiamo qui in mezzo alla luce. Cerchiamo di capire se c'è qualcosa che ci perdiamo... Che ci perdiamo nel mezzo. No, non c'è niente, ho appena controllato, quindi andiamo semplicemente per di qua e basta. Ok, via che ora i topi potrebbero arrivare. E wow, aspettate. Prendiamo tutto quello che c'è e via. Allora, non possiamo fare questo coso qui, o sì? No, perché materiali insufficienti, ma possiamo aumentare la nostra tasca. L'unica cosa che possiamo fare è lo faremo. Fantastico. E teoricamente possiamo fermarci qui perché ha salvato il gioco, giusto? Perché ha fatto così.
Magari qualcuno che ci ha giocato. Ho visto che ha proprio fatto il simbolino in basso a destra del salvino. Quindi teoricamente ha già salvato, no? Visto che sono le 22:45, devo capire un attimo dove potermi fermare. Io mi metto vicino al pentolaccio, scusami. Quando fai il rombo un checkpoint, a posto. Allora ci fermiamo qui e analizzeremo questo problema giovedì sera, non adesso. Va bene? Ragazzuoli, allora ho già una serie di, come dire, idee e commenti su questo gioco. Però aspetto prima di dire la mia. Secondo me già oggi sono state delle cose molto belle e delle cose meno belle che abbiamo visto. Quindi un gioco che secondo me nelle prime ore mostra già dei difetti e dei pregi. Però per ora la valutazione secondo me è molto, molto positiva. Bene ragazzi, è stato un piacere stare qui con voi stasera. Vi auguro un buon riposo e un buon inizio di settimana domani. Andatevi a vedere la maratona di Mentana. Poi domani sera ci vediamo qui su questa piattaforma con una live di Bianco 2, quindi cominceremo questa migrazione da YouTube a Twitch per quanto riguarda le live di Pokémon, quindi insomma sarà una cosa che sicuramente non sarà immediata, ci vorrà tempo e pazienza, però ci teniamo perché qui su questa piattaforma si sta meglio, ci sono più cose, c'è la possibilità di donare sia con gli euro che con i bits, di fare delle classifiche dei bit. Dei bit, come dire, donator, ci sono le faccine extra del canale, c'è la possibilità di iscriversi gratuitamente. Per noi la possibilità di mandare spot funziona molto meglio il live stream qui e quindi è il momento di fare questo passaggio, ad eccezione fatta, ovviamente, delle occasioni, come dire, istituzionali, come gli streaming degli internazionali, del mondiale, tutto quello che volete, che invece rimarranno fissi sul canale di YouTube. Ragazzi, vai Sigma, scelgo te, attacca i ratti. Grazie, Davide. Ben, signori. Allora, io vi mando un abbraccione ancora una volta, vi ricordo che c'è la maglietta ancora per un'ora e un quarto di TT su Game of Thrones. Ci vediamo domani, ore 20:45 qua, ma vi vedete anche prima con la Chiara di pomeriggio, quindi insomma avrete sia me che lei su qui, sul piattaformone. Abbraccione forte, riposatevi. Buonanotte, ciao ragazzi.